buongiorno a tutti voi. Oggi parliamo di prati fioriti a scopo ornamentale. Parliamo di un interessante lavoro realizzato nell'ambito del corso per tecnico superiore del verde. Andiamo a vedere. Tutti gli studenti devono presentare a fine corso un lavoro, una tesina. E siamo con Teresa Kurzel, che frequenta appunto questo corso post diploma per tecnico superiore del verde. Perché qui vediamo diverse parcelle? Lo scopo per cui si conduce questa prova consiste nell'andare a ricercare sulla base di diversi elementi, quali grado di attecchimento, fioritura, grado estetico, confrontando i diversi miscugli e trovare quello più performante per questa zona. Parliamo di questa novità dei prati fioriti. I prati fioriti rappresentano ad oggi appunto una vera e propria novità, in quanto sono in grado di associare la qualità estetica e aspetto naturalistico in ambiente urbano. Rappresentano quindi una valida alternativa al classico tappeto erboso. Franco Frisanco è il coordinatore di questo corso post diploma alta formazione professionale nel settore del verde. Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione. Certo, il corso per tecnico superiore del verde è ormai una offerta assodata da parte della Fondazione Max di San Michele. La provincia autonoma di Trento ha deliberato l'attivazione di questo corso, che si terrà appunto a San Michele. Per la quarta edizione si stanno raccogliendo le preadesioni entro, lo ricordo, il 30 ottobre corrente anno. Come sta andando questo corso? Ma direi bene, perché appunto abbiamo 15 partecipanti a ogni edizione, stiamo per concludere la terza edizione nella prossima primavera e appunto ci stiamo preparando a partire con la quarta. Ricordiamo cosa andranno a fare i diplomati. Certo, i diplomati si tratta di una formazione terziaria, quindi post secondaria, post diploma, che lo ricordo è parificata all'istruzione tecnica superiore a livello statale. Questi giovani andranno ad operare nella progettazione, nella realizzazione e gestione del verde ornamentale e nella produzione florovivaistica. Grazie Franco e abbandoniamo il verde urbano per occuparci di viticoltura. Con Maurizio Bottura facciamo un bilancio della stagione, anche con la vite siamo in ritardo. Sì, siamo in ritardo di 7-8 giorni rispetto allo scorso anno. La situazione diciamo che al momento è buona dal punto di vista fitosanitario, abbiamo avuto una partenza molto molto difficile con tutte le piogge che ci sono state nel mese di maggio, con degli attacchi anche di peronospora importanti, che però poi con l'andamento climatico abbastanza favorevole del mese di giugno, soprattutto dopo la metà di giugno e che continua tuttora, la situazione diciamo che è buona. Per quanto riguarda la produzione, possiamo fare qualche previsione? Le previsioni sono sempre difficili. Partiamo dallo scorso anno in cui c'è stato un calo di produzione notevole. Quest'anno, al contrario dello scorso anno, abbiamo avuto un germogliamento molto regolare, c'è una buona fertilità, la fioritura nella maggior parte dei casi è stata buona, le previsioni quantitative di vendemmia sono tendenzialmente molto migliori rispetto a quelle dello scorso anno. Anche se una stima migliore di quella che potrà essere la produzione si avrà al momento dell'invaiatura, per cui tra 15 giorni. Parliamo di flavescenza dorata con Alberto Gelmetti. In alcune zone del Trentino il problema è particolarmente sentito.
Sì, flavescenza dorata è una malattia causata da fitoplasmi che in Trentino è presente dal 2001. Per 10 anni la situazione è rimasta abbastanza tranquilla e si è riuscita a gestire molto bene la malattia. Nelle ultime 2 annate però la malattia ha avuto una recrudescenza soprattutto in 2 zone del Trentino, Alto Garda e Bassa Valle del Chiese, e ci sono stati anche nuovi focolai della malattia in zone fino ad ora indenni, Bassa Valsugana e Brentonico e Mori. Diciamo che il problema è regolato da un decreto di lotta obbligatoria che prevede anche dei trattamenti. Sì, la malattia a livello nazionale è regolata da un decreto di lotta obbligatoria. Questo decreto prevede innanzitutto l'estirpazione delle piante sintomatiche e uno o più trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. E quest'anno è stata data indicazione di fare trattamenti insetticidi nelle zone focolaio in cui è presente sia la malattia sia l'insetto vettore e in alcune zone in cui c'è il rischio di diffusione della malattia. Parliamo dei sintomi, quali sono? I sintomi quest'anno sono presentati in maniera molto precoce in campo, già a partire da metà giugno. E tendenzialmente adesso i sintomi si vedono per lo più sulle foglie e sui grappoli. Le foglie si accartocciano, hanno questa forma caratteristica a triangolo e nei sintomi precoci si ha anche il disseccamento totale del grappolo. Ok, velocemente, quali indicazioni per i viticoltori? Le indicazioni sono soprattutto di tenere monitorato il vigneto durante tutta la stagione e di segnalare l'eventuale presenza di piante sintomatiche, perché è importante poter capire che tipo di malattia si tratta, in quanto ci sono 2 fitoplasmi con gli stessi sintomi, cioè il legno nero e la flavescenza dorata, quindi sono necessarie analisi di laboratorio, quindi segnalare i nuovi casi e una volta identificata la malattia è necessario estirpare le piante malate alla comparsa dei sintomi e c'è il trattamento insetticida obbligatorio contro questo insetto che può trasmettere la malattia da una pianta all'altra e da un vigneto all'altro. Ringrazio Alberto Gelmetti, la Fondazione MAC di San Michele all'Adige vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.